Buongiorno amici YouTube, come state? Spero tutto bene. Andiamo a vedere le energie per le prossime 48 ore, quindi lunedì, martedì. Capiamo un poco quest'oggi e domani come saranno le energie in generale. Grazie come al solito per essere qua. Non è potuto uscire questa non uscirà questa mattina presto perché lo caricherò, ma non farò l'editing perché ho da fare e quindi verso mezzogiorno credo che uscirà questo video, insomma. Anche se sarà sempre bene usare, diciamo, un po' un messaggio utile per tutti quanti noi in questo preciso momento, no? Allora, per qualsiasi informazione, qui vi scrivo la mia mail, la mia pagina web, dove potete tranquillamente prenotare il vostro consulto direttamente. E andiamo a vedere quali sono le energie. Allora, prossime 48 ore, per tutti quanti, abbiamo l'otto di spade. Questa è una carta che spesso ci dà l'idea di avere qualche piccolo blocco, quindi è molto probabile che qualcuno in queste giornate senta di non sente di non riuscire ad avanzare su qualcosa. È possibile che siano un po' i nostri pensieri che in qualche modo ci stanno condizionando su una situazione personale e quindi non riuscire a superare determinati ostacoli. Quindi mi raccomando, questo sarà il momento ideale magari per iniziare a capire cosa ci sta bloccando in questo momento. E allora è buono usare sempre delle ottime tecniche, magari scrivere dei biglietti o dei fogli dove facciamo la lista delle cose che ci fanno felici e le cose che ci rendono invece infelici e che ci bloccano. E poi sdoganare se sono veramente cose utili, se sono veramente persone o cose o azioni utili, oppure cose che in qualche modo sono superflue. Se sono superflue o se non sono utili nella vostra vita, persone o situazioni, bisogna lasciarle andare. Se invece sono utili, bisogna accettarle in qualche modo e quindi arrivare al giusto compromesso. Questo potrebbe essere un momento in cui sentiamo che intorno a noi la nostra zona di comfort è un po' messa in discussione, come si suol dire, ma va bene così perché questo potrebbe essere uno scossone. Mi piacerebbe avere una carta che dà un po' una scossa, no? Subito dopo, vediamo cosa abbiamo. Il 7 di spade. E quindi qui abbiamo proprio un autosabotaggio personale. Ci rendiamo conto che qui forse siamo davanti ad una situazione che noi stessi stiamo condizionando con le nostre idee, il nostro pensiero. Il 7 di spade in questo caso potrebbe riguardare una persona che fugge e quindi questa cosa che sta fuggendo rende un po' confusa il vostro modo di essere, ci rende in qualche modo un po' così con la paura che magari qualcosa non è stata fatta nel migliore dei modi. Io però non mi farei tantissime paranoie in questo momento, soprattutto perché credo che il vero problema qui siano i pensieri che in realtà ci stanno un po' condizionando. Se c'è qualcuno che fa del ghosting, che sta sfuggendo a voi, che non vi risponde, credo che sia un po' lui la persona che dobbiamo lasciare andare nella nostra vita. Non che dobbiamo abbandonarlo, dire addio. Quello che sì dobbiamo fare è sicuramente fare attenzione a che non ci condizioni troppo la nostra vita. Quindi fate del ghost anche voi, sparite anche voi in qualche modo, non prendetevi sempre voi i problemi o comunque cadere nelle trappole di personaggi del genere. Potrebbe essere anche che siete voi che siete un po', insomma, sfuggenti in una situazione, ma dovete trovare, insomma, il giusto compromesso in queste giornate, in questo mi raccomando. Allora, il settimo chakra abbiamo il Papa. Usiamo il metodo di chakra, ragazzi, perché è sempre quello un po' più completo e riusciamo in qualche modo a superare una situazione, a capire in generale anche un po' quelle che sono le realtà. Allora, qui abbiamo indubbiamente problemi lavorativi, eh? È possibile che magari ci sono delle situazioni un po' pesanti che riguardano il lavoro, probabilmente ci sono situazioni che devono essere riconsiderate nuovamente, abbiamo un attaccamento ad una realtà molto difficile, è possibile che qui abbiamo bisogno anche di smuovere nuovamente alcune situazioni, attenzione ai litigi che possono avvenire all'interno del vostro lavoro.
Queste potrebbero essere situazioni che sono difficili da gestire a causa magari di un problema, di una realtà che in qualche modo deve essere superata. Allora, nel primo chakra, che è il nostro punto di stabilità personale, abbiamo la morte che invita molto spesso a fare un cambio radicale su alcune situazioni. È probabile che durante queste 2 giornate, queste prossime 48 ore, sentiremo l'esigenza di un po' tagliare dei rami secchi della nostra vita, probabilmente anche all'interno della vostra casa, quindi è possibile che i vostri genitori, i vostri parenti siano un po' troppo pressanti nei vostri confronti e quindi abbiamo bisogno di superare questo momento anche perché c'è una necessità di libertà, no? E, è possibile che si trasformino comunque anche in positivo alcune cose dentro la vostra famiglia. Basta però parlarne, anche, però attenzione alle comunicazioni, qui abbiamo il re di spada che sì, va alla verità, siete molto onesti, direte veramente quello che pensate in questo momento, però non è detto che farete del bene alle altre persone, quindi magari ci sono persone che in questo momento non vogliono in realtà sentire a determinate situazioni perché vivono, diciamo, in una campana di vetro e quindi quando cercate di smuovere queste realtà, queste situazioni, poi alla fine, si arriva un po' a creare dei malumori all'interno della propria famiglia. Quindi iniziamo a tagliare un poco questa sensazione di responsabilità. Dobbiamo dire le cose, siamo un po', insomma, dobbiamo uscire un po' da questo circolo, essere più liberi, più aperti nel proprio modo di essere. Questo sarà importante. E sul lavoro purtroppo vedo delle situazioni molto difficili queste giornate, forse anche un po' di stress che sta vivendo che abbiamo, insomma, intorno a noi. Le cose non sono chiare, quindi è molto probabile che ci siano situazioni che riguardano anche questioni di soldi, anche se sui soldi il diavolo non è una bruttissima carta perché parla di riuscire finalmente a superare magari dei problemi perché parla di eccesso, però è anche vero che parla di spese, quindi magari quello che guadagniamo lo stiamo spendendo in maniera molto veloce, quindi non ci rendiamo conto realmente di quello che sta succedendo all'interno delle nostre realtà finanziarie, non ci rendiamo conto di come è possibile che stiamo spendendo così tanti soldi. Insomma, il diavolo mette un po' l'avviso queste giornate a mantenere un po' la calma. Forse magari ci sono problemi riguardanti l'eredità o situazioni personali che devono comunque essere risolte. Mi raccomando, anche in questo caso, visto che abbiamo un 3 di spada e abbiamo un cavaliere di spada, sono giornate intense, anche perché Marte ha fatto una quadratura con Plutone il 1° luglio. Credo che ancora lo stiamo sentendo queste energie. Quindi voi immaginate Marte, il guerriero, fa una quadratura fortissima con un pianeta come Plutone. Quindi quando si scontrano questi due pianeti creano nell'aria qualcosa di instabile, una sensazione proprio forte in questo preciso momento. Quindi dobbiamo fare attenzione magari ai superiori, ai capi, che possono essere molto prepotenti in questo momento e di conseguenza noi non ci stiamo perché Marte in questo caso dice no, dobbiamo rispondere. Aspettiamo fino a domani che Marte entra in Toro, almeno per i primi gradi, ancora lo sentiremo, ma poi insomma cambia un po' direzione, cambia un po' il tutto e quindi sentiremo più alleggerire. Però queste quadrature tra Plutone e Marte rendono la sensazione di aggressività nell'aria. E lo vedo anche da questo cavaliere di spada, anche noi potremmo essere leggermente aggressivi per difendere semplicemente il nostro campo. Nel terzo chakra abbiamo un 6 di denari, quindi sì, bene, soprattutto bisogna fare del bene agli altri in questo momento, quindi concentriamoci magari sulle persone che hanno bisogno di noi in questo momento, magari quell'amico che non sta proprio bene, quell'amica che ha bisogno di voi, o semplicemente i vostri figli, la famiglia, c'è qualcuno che sicuramente avrà più bisogno di voi in questo momento, concentriamoci regalandogli magari delle parole di speranza, dandogli comunque dei momenti positivi nella propria vita, anche magari economici, se possiamo aiutare qualcuno. Credo che questo ci può veramente alleggerire anche il cuore, fare del bene non fa altro che aumentare la nostra energia e produrre del buon karma. Quindi credo che questo sarà un momento dove forse abbiamo proprio bisogno di quello, di pensare anche a chi realmente sta male in questo momento, no? E che ha bisogno vicino a voi di un supporto. Nel cuore vedo un 6 di bastoni, quindi comunque l'esito è raggiungibile. Basta però saper comunicare, attenzione perché qui ho quella sensazione che a livello sentimentale qualcuno deve dire la propria. Però
Però, ragazzi, queste due giornate non è detto che avete la ragione, perché vedendo queste carte, io non so se è qualcosa che vi siete impuntati, anche se non avete proprio la certezza al 100%, quindi fate un po' attenzione perché potreste entrare magari in contraddizione, con o in contrasto con persone intorno a voi, magari il vostro compagno o la vostra compagna, e quindi creare un po' di agitazione. Sì, avete quella sensazione che dovete farlo perché dovete arrivare a quel punto per dire chiaramente che cosa pensate. Io però ve lo dico, non è detto che siete sulla parte della ragione, perché vedendo un po' tutte queste carte, credo che siete in una fase un po' agitata dove o qualcuno vi ha detto qualcosa vedendo questo sette di spade e quindi vi ha un po' messo un po' la pulce nell'orecchio, oppure siete andati voi che siete andati sui social, avete visto qualcosa, quella donna ha messo un like al vostro fidanzato, al vostro compagno e dice: ma chi è questa? Insomma, entrate un po' in crisi. Allora, se non siete certi di una situazione, se non siete sicuri, ingoiate il rospo, anche se sarà molto difficile in queste giornate, però devo dire che secondo me un atteggiamento di maturità rappresenta anche delle volte dire: ma forse magari mi sto sbagliando anche io. Vediamo, finché non sappiamo proprio, intuitivamente non ci sbagliamo mai, però finché non abbiamo la certezza in queste giornate, secondo me è meglio, anche perché la nostra intuizione potrebbe essere un po' deviata, lo vedo dal Papa, ma è troppo deviato da carte pesanti. Quindi sì, il Papa è una bella carta nel settimo chakra, quindi dentro di voi sentite una grande, forte intuizione, spiritualità, un grande momento, queste giornate di forse avvicinatevi alla fede o alla meditazione, allo yoga, non so, qualsiasi cosa fate voi per alleggerire le vostre ansie, le vostre paure saranno molto utili. Non fate nulla? Allora, il Papa rappresenta sempre una guida, qualcuno che vi può guidare. Non so, mettetevi su YouTube e scrivete una meditazione guidata contro l'ansia, contro lo stress. Ci sono tantissimi canali che lo fanno, che ci sono delle belle meditazioni che possono essere veramente molto utili per in qualche modo alleggerire un po' questa ansia. Tra l'altro, se andate a vedere il video di luglio che ho pubblicato, lo lascio qui, ho parlato spesso delle inquietudini nelle prime settimane di luglio, perché sono in quanto il sole è in Capricorno, adesso tra un po' Marte entra in Toro, Mercurio entra in Cancro il 5, Venere entra in Cancro, tutto un mondo di acqua, e quando questi pianeti sono tanto nel mondo di acqua, l'abbiamo visto quando abbiamo avuto a febbraio, gennaio-febbraio, tutto un mondo di acqua nei pesci, adesso abbiamo un po' quasi tutti questi pianeti in acqua, ci rendono sensibili, ci rendono delle persone un po' che non sappiamo realmente come poter esprimere il nostro essere, e quindi tutta questa grande sensibilità potrebbe poi trovare un po' uno sfogo nella ribellione, nel voler parlare, nel volersi esprimere. Allora calmiamoci, il Papa qui in questo caso vi sta aiutando a dire: trovate comunque dei metodi per poter mantenere un po' una calma. Potrebbe essere qualcuno che vi dà un consiglio in questo momento, magari un padre, un amico, una persona molto importante vicino a voi che vi dice: è arrivato il momento forse di calmarti, di prendere una decisione per te stessa, di guardare realmente il tuo mondo, semplicemente può essere il vostro cartomante preferito. Quindi, se volete poi un consulto qui possiamo parlarne e sdoganarle, va bene? Allora, vediamo subito quali sono i segni zodiacali più influenti durante questo periodo. Aspettate che non trovo le carte. Dove le ho messe? Dei segni zodiacali, eccoli qua, eccoli. Andiamo a vedere quali sono i segni zodiacali più influenti durante queste giornate. Allora, il primo, andiamo a vedere. Venere, quindi la bilancia o il toro. Abbiamo tutti i segni di acqua, pesci, cancro o scorpione. Il cancro nuovamente. Questo è un periodo per il cancro molto importante. Ancora, vedete, il cancro, cioè, praticamente esce in continuazione. Poi abbiamo lo scorpione. Il sole in questo caso è il leone e il capricorno, quindi abbiamo bilancia, segni di acqua, abbiamo pesci, cancro e scorpione, l'abbiamo già visto anche qui, sole, quindi il leone e poi
un Capricorno. Allora, lascio un ultimo messaggio con questa carta degli angeli. Ognuno questo messaggio se lo può cucire addosso. Io lo metto sempre in generale, adesso ogni 2 giorni, ogni 48 ore. Fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia. Vi ricordate quando ho parlato del fatto che potete venire a scoprire qualcosa e vi ingelosite, probabilmente, perché questo diavolo rappresenta un po' le gelosie. Bisogna avere fiducia in queste giornate. Mi raccomando, con la persona che avete vicino, abbiate fiducia. Questo è anche fiducia di voi stessi e del vostro modo di essere. Questo sarà molto importante. Bene, allora buone giornate. Noi ci sentiremo a breve con un interattivo che ho appena preparato. E ci sentiremo poi sempre con questi mini video di 48 ore. Grazie come al solito per qualsiasi informazione, sono a vostra disposizione. Ciao.